Buongiorno, buona domenica e benvenuti a questa prima edizione di TG Sicilia, l'ultima del 2023. I titoli del nostro telegiornale. Una bimba di 7 anni è morta all'ospedale Bucchieri La Ferla di Palermo, dove era stata portata perché aveva una febbre molto alta. Saranno gli esami a definire i motivi del decesso. Palermo non è una città insicura. Alla vigilia di Capodanno e in vista dei grandi eventi organizzati dal comune interviene il sindaco Roberto La Galla, e in città però si moltiplicano gli episodi di violenza. Obiettivo Capodanno sicuro a Catania. Il sindaco Enrico Trantino vieta i botti fino a domani e il questore Bellassai assicura grande impegno delle forze di polizia per quest'ultima notte dell'anno. Aveva accusato l'ex marito, ma la storia non reggeva. Ha confessato la cinquantenne di Palma di Montechiaro che ha sfregiato l'uomo con l'acido. Palermo invasa dalla spazzatura, mentre l'azienda di raccolta accusa i cittadini. A Messina invece fioccano le multe per chi sporca la città e viene incastrato dalle telecamere trappola. A Catania tutto pronto per la notte di San Silvestro in Piazza Duomo e per il tradizionale concerto di Capodanno al Teatro Massimo Bellini. Entrambi gli eventi saranno trasmessi in diretta dalla nostra emittente Atena Sicilia e in streaming sulla Sicilia Web. Ancora buongiorno, una notizia di cronaca. In apertura, una bambina di 7 anni, Aurora Filiberto di Casteldaccia, è morta all'ospedale Bucchieri La Ferla, dove era stata portata a seguito di una influenza. Per capire cosa sia successo bisognerà attendere i risultati del riscontro diagnostico che verrà eseguito nei prossimi giorni dopo il prelievo di alcuni campioni di tessuti, organi e di alcune parti ematiche. Sono stati i genitori ad acconsentire agli esami per cercare di capire cosa sia successo alla bimba. La piccola non aveva patologie, ma solo una febbre molto alta che non riusciva a scendere nonostante i farmaci. Adesso andiamo a Palermo. Il sindaco La Galla dice: Palermo non è una città insicura. L'intervento dopo gli ultimi episodi di violenza registrati in città che indicherebbero il contrario. Intanto ci sono ancora strascichi sui social dopo l'omicidio dell'ex calciatore Lino Celesia. Il servizio. Palermo non è una città insicura, lo dicono le classifiche. Il sindaco del capoluogo siciliano, Roberto La Galla, interviene sul problema sicurezza in città e replica mettendo sul tavolo numeri e classifiche di pericolosità. Il Censis attesta che tra 14 città metropolitane d'Italia, Palermo è decima per numero di reati e pericolosità percepita, ha detto il sindaco. Questo non significa che il problema non c'è, ma va riportato alla sua dimensione comparativa. Si è detto che il ritardo nell'approvazione del regolamento comunale sulla movida abbia influito sugli ultimi fatti criminali a Palermo, ma questa più che una bugia è un'idiozia. Gli ultimi episodi di violenza però in questo momento attestano altro, come la rabbia di parenti e amici di Lino Celesia, l'ex calciatore ucciso all'interno della discoteca Noc 3 di Palermo. I profili social dei due fratelli coinvolti nell'omicidio sono stati invasi da una pioggia di insulti e minacce. La squadra mobile di Palermo sta valutando concretamente la pista della premeditazione. Ci sarebbe un filo rosso che collega vari episodi, il lite alla bucceria di Palermo e anche i colpi di pistola in via La Lumia, ma la movida che si riflette anche sugli eventi di Capodanno. La serata del 31 è stata annullata nella discoteca Mob di Carini, il mega concerto di Piazza Politiama in cui si esibirà l'artista Elodie sarà praticamente blindato invece, con oltre 500 uomini e donne a vigilare intorno alla zona del Politiama. Serpeggiano ansie e paure tra i cittadini, commercianti, albergatori e persino tra chi dovrà presidiare le piazze Ruggero VII, Castelnuovo e via limitrofe. Nella zona blindata potranno accedere solo 9.800 persone, ma sono molti cittadini che eviteranno di uscire la notte del 31 proprio a causa degli ultimi fatti di cronaca. Il concerto di San Silvestro è il primo maxi evento infatti a essere organizzato dopo i due recentissimi episodi di violenza che hanno terrorizzato la città. Adesso a Catania la polizia è in prima linea per garantire l'incolumità delle persone. Il sindaco Enrico Trantino vieta i botti, i fuochi d'artificio fino a mezzogiorno del 1° gennaio e intanto continuano i sequestri di botti illegali. Tonino De Mano.
Esserci sempre al servizio della gente, per la gente e in mezzo alla gente, come l'atteso pienone ed il conseguente servizio d'ordine imponente per il Capodanno in Piazza Duomo. Il questore di Catania, Giuseppe Bellassai, passa in rassegna un anno di attività elencando le principali operazioni di polizia, da catena spezzata a doppio petto, senza dimenticare blitz, mine vaganti e sottotraccia, ma è già concentrato sul lavoro che attende la polizia nelle prossime ore, in vista della notte più movimentata dell'anno. Il centro storico di Catania sarà invaso da migliaia di persone e per alcune ore sarà come rivivere la festa di Sant'Agata. Abbiamo previsto un piano straordinario di controllo del territorio. Ci sarà una giornata del tutto particolare perché c'è il concerto di fine anno che ci vede impegnati già da qualche tempo, per cui è stato già effettuato un comitato per l'ordine e la sicurezza in prefettura. Molti tavoli tecnici, molti sopralluoghi. E anche la notte dei botti, tanto pericolosi quanto temuti, specie quelli non autorizzati o cosiddetti artigianali. E il pensiero corre alla bomba scudetto che rievoca l'impresa del Napoli dello scorso campionato, un ordigno dall'elevato potenziale esplosivo. Bisogna dirlo, sono comunque dei prodotti pericolosi che possono provocare dei gravi danni anche all'incolumità delle persone, che vanno approcciate quindi con grande attenzione. E scendono in campo gli artificieri con un vademecum per utilizzare prodotti pirotecnici in sicurezza, consultabile anche sul sito della polizia. Intanto si susseguono i sequestri a Catania e in tutte le province dell'isola, e al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, il sindaco Enrico Trantino ha firmato un'ordinanza che vieta botti e fuochi d'artificio dal 31 dicembre fino a mezzogiorno del 1 gennaio. Per i trasgressori sono previste multe da 100 a 500 euro. Aveva denunciato l'ex marito, ma la storia non reggeva e alla fine ha confessato. La 53 di Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento, ha sfregiato, dunque è stata lei, con l'acido l'uomo e adesso si trova in carcere. Il servizio è di Davide Sarto. Silvana Sfortuna ha confessato, ha ammesso le sue responsabilità, ovvero di aver sfregiato con l'acido il suo ex marito, il 48enne Saro Gioacchino Morgana. La 50enne di Palma di Montechiaro ha risposto alle domande del GIP del Tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo, che aveva firmato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Silvana Sfortuna ha confessato anche di aver finto di essere stata lei la vittima dell'aggressione. La donna ha tentato di giustificare il movente, avrebbe sfregiato il marito per vendicarsi delle violenze subite. Già ieri, durante la conferenza stampa in questura, il procuratore Giovanni Di Leo aveva parlato di vicenda abbastanza chiara, con prove inconfutabili. Non ho mai visto una donna aggredita con l'acido che ha lesioni tutto sommato limitate e superficiali e l'aggressore viceversa fisicamente distrutto. Adesso la procura verificherà compiutamente ogni circostanza narrata dalla donna attualmente in carcere per dare così conferma a movente e dinamica del grave fatto di cronaca. Torniamo a Palermo, abbiamo parlato del Capodanno in apertura del nostro TG, però adesso parliamo di altre emergenze che attanagliano la città. Parliamo dell'emergenza rifiuti, città invasa dalla spazzatura proprio in questi giorni di festa. La RAP, che è l'azienda che gestisce la raccolta, si difende e dice sono i cittadini palermitani che non rispettano le regole. Il servizio. Palermo invasa dai rifiuti. Durante le giornate di Natale ad essere attivi erano soltanto il 50% degli operatori della RAP, azienda partecipata che si occupa della gestione dei rifiuti del capoluogo, condizione che ha praticamente rallentato nettamente la raccolta della spazzatura. Così diversi quartieri dal capoluogo siciliano sono totalmente invasi dall'immondizia, come vediamo appunto da queste immagini. All'interno dei cassonetti e tutto intorno c'è di tutto, dai classici sacchi agli ingombranti, ma anche materassi e mobili abbandonati. Le zone periferiche della città affogano tra i rifiuti. Bonagia, Zenne, Cruillas, Brancaccio e Zisa, tra piazza Giulio Cesare e la zona degli ospedali, sono tante le stazioni di raccolta invase dall'immondizia e alcuni tratti dei marciapiedi non sono praticabili. La RAP però punta il dito contro i cittadini. Le vacanze natalizie, purtroppo, per l'ennesima volta, ahimè, noi palermitani non riusciamo mai a rispettare le regole, quindi i giorni festivi, che doveva essere dei giorni in cui non si doveva assolutamente buttare niente
né differenziato né indifferenziato, ovviamente tutti i palermitani hanno regolarmente buttato l'immondizia nei cassonetti e quindi ci ha creato delle difficoltà, anche perché quei periodi abbiamo fatto dei progetti volontari che chiaramente hanno portato solo in parte il personale a lavorare e quindi ci stiamo creando un po' di difficoltà che comunque da oggi stiamo cercando di recuperare, e quindi già da ieri gli operai sono a pieno regime per recuperare quei giorni di vacanza. Ma la cittadinanza replica: come facciamo a tenere i rifiuti dentro casa? Una sorta di botta e risposta che però non produce assolutamente effetti positivi, perché ad un giorno da Capodanno la città si presenta sporca e assediata dai rifiuti, una storia che si ripete. A Messina invece le fototrappole funzionano, portano multe per chi sporca la città. Negli ultimi mesi diminuite in modo significativo le discariche abusive, il servizio di Francesco Triolo. Che Messina abbia avviato da tempo una battaglia contro gli zozzoni è cosa risaputa, ma negli ultimi 4 mesi dalle parole, dagli annunci, si è passati ai fatti. Messina, servizi, Polizia Municipale e Metropolitana hanno messo in campo una campagna per scovare chi ancora non si rassegna alle regole della differenziata e continua ad abbandonare i propri rifiuti, inquinando e sporcando la città. Un progetto con l'impiego di 60 fototrappole che hanno immortalato lanci del sacchetto dalle auto, cittadini che abbandonavano rifiuti e quelli che piuttosto che andare nelle isole ecologiche preferiscono mettersi in auto e raggiungere i Colli Sanrizio per gettare la propria spazzatura piuttosto che differenziarla. Tra loro identificati anche cittadini che pagano regolarmente la Tari. A parlare sono i numeri: 485 gli eventi registrati, 91 i siti controllati, 43 i luoghi in cui l'effetto telecamera ha funzionato come deterrente abbattendo del 100% la formazione di mini discariche abusive. In altro invece la presenza delle telecamere ha fatto solo spostare i cumuli dei rifiuti. In un anno costano quasi 1 milione di euro alla società. Sono bonifiche che vengono fatte puntualmente, ogni area stabilisce 2 o 3 giorni la settimana proprio per bonificare quelle che ormai sono delle discariche che puntualmente vengono pulite e puntualmente vengono nuovamente risporcate. L'obiettivo è frenare un fenomeno sempre in espansione ed aumentare la soglia della differenziata per raggiungere il 65%. Il comune è pronto ad installare altre 150 telecamere e ne sta acquistando ulteriori 1000 nel 2024. Avviate anche controlli con i droni per i torrenti, un'attività a tappeto che mira a sensibilizzare i cittadini. Dal 9 ottobre il codice dell'ambiente ha subito una modifica, dove era stabilito prima che si verbalizzava il cittadino non rispettoso dell'ambiente con 600 euro di sanzione amministrativa, adesso invece è prevista una sanzione penale. Adesso parliamo di musica e di spettacolo, sentiamo le parole di Anna Castiglia tra gli artisti del concertone che stasera animerà il Capodanno a Catania. L'ha intervistata per noi Eva Spampinato. Sono una vittima eclettica e non escludo la politica, la musica assoggettata dagli errori della fisica. Anna Castiglia, dal palco di X Factor al palco di Piazza Duomo a Catania per il tuo primo Capodanno da protagonista in piazza. Che lusso, possiamo dirlo, bellissimo. Per me è un ritorno a casa, quindi sarà bellissimo salutare Catania così. 25 anni appena compiuti, catanese doc, anzi Marca Liocciu, come direbbe suo padre, il più noto Giuseppe Castiglia. Castiglia. Anna è cresciuta a pane, musica e catanesità. Ma io mi si Dio a fare bobetta. Che significato ha io mi si Dio? Che è poi una nostra espressione tipica. Ma io quando l'ho scritta volevo simboleggiare un po' un nostro atteggiamento di rilassatezza, a volte di... Cioè, questa frase la diciamo molto spesso proprio per indicare un po' anche di menefreghismo a volte, però io sto rivalutando veramente anche questo ultimamente. Vedo tanta positività. Dopo anni di studi e gavetta a Torino, la grande vetrina del talent musicale X Factor è adesso il ritorno nella sua città, che sa di emozione e soddisfazione. Quello catanese ha un altro significato sicuramente per me, rappresenta comunque un punto d'arrivo, un lancio, ma anche di partenza.
perché è un palco stupendo, è ancora più emozionante magari della TV o di un palco esposto come quello di X Factor. E non escludo la politica, la musica. Mi hanno messo questa etichetta un po' della cantautrice vecchio stampo, che un po' mi spaventa, perché non sono solo questo e non sono proprio la figlia di Andrea Guccini, però da un lato mi dà, cioè voglio sentirmi rappresentata da questa cosa, perché lo fanno come complimento. Molto sull'ironia, le parole, il numero di parole, la velocità, quindi forse questo. E il 2024 sarà l'anno dei tour, dell'album e di tante altre novità in musica. Ma io mi sentivo. E adesso parliamo del concerto del 1° gennaio 2004, tutto pronto al Teatro Massimo Bellini per il tradizionale concerto di Capodanno, evento che sarà trasmesso dalla nostra emittente Antenna Sicilia in streaming sulla siciliaweb.it. Il servizio. Sold out ormai da 3 settimane il tradizionale concerto di Capodanno che il Teatro Massimo Bellini ha in programma il 1° gennaio e che sarà trasmesso in diretta su Antenna Sicilia in streaming sulla siciliaweb.it. Un grande evento per accogliere il 2024 nel segno della musica, un invito ed una occasione anche per il pubblico televisivo e del web per farsi travolgere dal turbinio dei valzer e delle polche, ma con un percorso musicale che porterà anche alle celebri pagine sinfoniche, un itinerario ideale nello spazio e nel tempo tra 800 e 900 attraverso autori e paesi europei ed oltreoceano. Sul podio l'autorevole bacchetta di Ekkehard Stier, direttore e ospite principale alla guida della pluripremiata orchestra dell'ente, in un programma di musiche di Bellini, Tchaikovsky, Gounod, Mascagni, Achaturian, Brahms, Johann Strauss. Un'antologia alla quale si aggiunge una prima assoluta commissionata dal teatro al compositore catanese Matteo Musumeci. Ad aprire il concerto di Capodanno sarà una sequenza dei brani di Vincenzo Bellini con la maestosa Sinfonia di Norma. Quindi i valzer e le incursioni nel repertorio russo e nelle danze ungheresi. Il concerto avrà inizio alle 19 con collegamenti su Antenna Sicilia e la siciliaweb.it già dalle 18.30. Adesso ci fermiamo, una piccola pausa, poi il calcio. Bentrovati nella seconda parte del nostro TG Sicilia, parliamo di calcio, anzi di calciomercato, perché le siciliane dal 2 gennaio saranno impegnate, così come le altre società professionististiche, nel rinforzare le proprie squadre con i primi colpi di mercato. Catania e Palermo sono già molto attive, appunto attendono l'ufficializzazione delle date. Servizio di Sergio Colosi. Cedere prima di rinforzare è l'obiettivo dichiarato del Palermo per il calciomercato dal 2 al 31 gennaio prossimi. In partenza Valente, seguito dal Sud Tirol e da mezza Serie C. Salim Diakité, che può ricoprire ruoli di laterale destro e centrale di difesa, piace al club rosanero, interessato anche al fantasista Luka Topalovic, 2006 di prospettiva e tre più continui nel massimo campionato sloveno. Con 5 reti subite nelle ultime 2 giornate, l'arrivo di un terzino destro è una priorità e oltre a Diakité c'è forte interesse per Lorenzo Dijkman del Brescia e Nicolò Pierozzi della Fiorentina. Il CD Group investirà per essere protagonista nel girone di ritorno. Anche il Catania punta a rinforzare l'organico, con acquisti mirati e funzionali al progetto del club. Tra questi il jolly offensivo Cesar Falletti, trattativa calteggiata da Lucarelli, di cui però la Ternana non vorrebbe privarsi. Arriverà anche una punta centrale, esperte di categoria come Salvatore Caturano o Ernesto Starita, o altrettanto forte ma giovane come Gabriele Artistico, mentre Dubiskas, destinato alla Juve Stabia, raggiungerà ex compagni il direttore Matteo Lovisa, con lui già al Pordenone. Vicino il tesseramento di un altro big, Emanuele Cicerelli, che agirebbe in attacco sulla sinistra, al posto di un fin qui deludente Marsura. A De Luca è interessato il Siracusa, che ha già preso Sarao.
Il Messina attende la riapertura del mercato per tesserare il giovane trequartista Leonardo Pedicillo, che si allena con i giallorossi. Si allontana invece la Vardera, mentre l'idea Rosafio può concretizzarsi se il giocatore, per ritrovare Modica, accetterà di ridursi l'ingaggio rispetto alle proposte più allettanti di Padova e soprattutto Novara. E in chiusura parliamo di pallavolo, un'altra sconfitta per la Saturnia Farming. In Sicilia c'è fame di pallavolo. E su queste immagini chiudiamo il nostro telegiornale. Vi ricordo che l'informazione su Antenna Sicilia ritornerà più tardi alle 13.30. Nel frattempo vi lascio alla rassegna stampa curata oggi dal collega Marco Carli. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata a tutti.